I pensionati dell'Hospice GL del distretto di Scandiano si preparano ad affrontare la prossima campagna di assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato Inca CGIL per gestire il trattamento che riceveranno dall'INPS per la documentazione OBISEM e per il recupero del certificato unico dei redditi. Quindi è un'attività formativa che permette di concorrere come SPI all'attività mastodontica che sta facendo l'Inca per riuscire a reggere l'impatto con decine di migliaia di pensionati che si rivolgeranno ai nostri sportelli per avere l'assistenza necessaria per conoscere i trattamenti e i diritti della loro pensione. Noi facciamo questa iniziativa con le leghe del distretto SPI di Scandiano per mettere in condizioni i nostri attivisti di dare delle risposte in queste settimane, dato che arriveranno documenti dall'INPS, che sono arrivati i nuovi importi delle pensioni del 2013, metterli in condizioni di tutelare meglio i diritti dei pensionati. In questo momento di crisi mi trova davvero convinta l'iniziativa dello SPI della zona di Scandiano, che si propone proprio nel momento del massimo bisogno di recuperare tutti i diritti che ahimè si stanno affievolendo. Quindi l'idea di entrare nel tessuto di tutela dei diritti dei cittadini della provincia di Reggio mi pare assolutamente condivisibile ed è bellissima questa iniziativa che tende a mettere in campo anche le strutture del sindacato pensionati per fare delle operazioni di controllo straordinario di particolari categorie di pensioni che potrebbero avere rilevanti benefici di carattere economico e normativo. Quindi davvero saluto con grande entusiasmo questa iniziativa e li ringrazio di avermi coinvolto, visto che ormai faccio parte, sia pure da poco tempo, della categoria dei pensionati. Abbiamo aperto le sedi e raccogliamo dai pensionati che vengono i documenti che manda l'INPS, l'OBISEM e il CUT, e guardando su questi documenti ci rendiamo conto, vogliamo rendercene conto dove possono esserci dei diritti nascosti, non riconosciuti dall'INPS. Siamo in grado di fornire a chi viene il PIN per andare attraverso internet a verificare la propria situazione contributiva, a verificare la propria pensione e quindi forniamo anche questa assistenza informatica ai nostri anziani.